Quattro ruote spostano il corpo, due muovono l'anima. Una frase che si addice perfettamente a tutti gli appassionati di moto, che siano piloti professionisti o semplici amatori, e che trova massimo riscontro nella guida in pista. Un'attività emozionante ma non sempre possibile, a causa di costi e rischi elevati senza un'adeguata preparazione. Per questo nasce Moto Trainer, uno dei più avanzati simulatori di guida moto attualmente in commercio, interamente realizzato in Italia e sviluppato da tecnici e piloti esperti. Ce lo racconta nel dettaglio Andrea Lombardi, inventore e CEO del rivoluzionario sistema. Allora, partiamo subito con le caratteristiche del prodotto. Il Moto Trainer è l'unico e primo simulatore al mondo capace di ospitare qualsiasi tipo di motocicletta, raggiungere gradi di inclinazione fino a 50 gradi e riprodurre nel modo più fedelmente possibile le sensazioni di guida. Avviciniamoci così che vi mostro come funziona. Quindi si può caricare una qualsiasi motocicletta, viene fermata nella parte anteriore sulle forcelle e invece nella parte posteriore andiamo a mettere una cinghia che tiene la ruota posteriore. Il sistema prevede l'utilizzo di tutti i comandi, tra cui anche il gas e il freno. Quindi partiamo dal gas e al freno, saliamo su. Saliamo. Sì. Ok, quindi senza danneggiare la motocicletta, riusciamo a mettere dei sensori, sensore gas e sensore freno, che permettono all'utente di poter poi salvare le proprie azioni sulla telemetria del sistema. Questo è il dispositivo che utilizziamo universale per qualsiasi motocicletta, che permette di rilevare il cambio di marcia, cambio normale o cambio rovesciato, e quindi poi riuscire a raggiungere gradi fino a 50 gradi. Andiamo qui davanti e vi faccio vedere che nel momento in cui l'utente frena, la forcella si abbassa. Quindi il sistema è un sistema molto semplice, ma funzionale, che permette quindi di replicare il più fedelmente possibile l'esperienza di guida. È possibile quindi caricare qualsiasi motocicletta e tramite il nostro software che qui vediamo si hanno tutte le piste disponibili del motomondiale e un sistema di misurazione telemetrico con un punteggio, tanto da poter poi imparare le piste in sicurezza e in maniera molto efficace. Oggi siamo qui come primo evento mondiale con il supporto del nostro testimonial Manuel Poggiali, che insieme a lui abbiamo anche raffinato la caratteristica del simulatore. E andiamo quindi ad organizzare il primo corso su un simulatore di moto per aiutare quindi utenti stradali e pistaioli di tutti i livelli a migliorare le proprie performance sia a livello fisico che a livello pratico. Quindi tra poco vi faremo vedere, no, come questo oggi si trasforma nella rivoluzione dell'allenamento e dell'insegnamento su moto. Abbiamo avuto il piacere di testare Moto Trainer al primo corso di guida veloce presso la scuola moto Omnia Regit a Roma, con un istruttore d'eccezione. Stiamo parlando di Manuel Poggiali, due volte campione del mondo, nel 2001 in classe 125 con Gilera e poi nel 2003 in 250 con Aprilia. Proprio un Aprilia 250 è stato il mezzo utilizzato durante l'interessante e formativo evento, che ha permesso ai partecipanti di affinare la propria tecnica tra i cordoli e correggere tutti quegli errori difficilmente riscontrabili senza l'analisi di un coach esperto. Dopo una sessione teorica, il campione ha assistito singolarmente ogni partecipante per alcuni giri sulla pista di Misano, consigliando corretta posizione in sella, gestione di freno e acceleratore e impostazione delle curve, e confrontando poi la telemetria con quella del suo giro ideale. L'evento si è concluso poi con un divertente e impegnativo contest al Mugello, in cui ogni partecipante ha avuto a disposizione tre giri per cercare di segnare il miglior tempo. Contest vinto proprio da noi di Motori Online, con tanto di coppa consegnata personalmente dal campione sammarinese. E con questo è tutto.
Se il video vi è piaciuto mettete un like, non dimenticate di iscrivervi al canale e di seguirci anche sugli altri canali social e sul sito www.motorionline.com. Al prossimo video!